sindaco ci si ritrova ancora una volta a bordo dell'MSC Crociere, un momento importante, un percorso che si riavvia. Civitavecchia è un porto di grande rilievo. Assolutamente sì, è un motivo di grande speranza il fatto che si possa riprendere. Come dicevi, effettivamente qualcosa già si è fatto, ma in questo momento immaginare che si possa tornare ai ritmi di una volta è un qualcosa che in qualche modo ci rincuora, visto e considerato che poi quello del crocierismo è un fattore importante nell'economia cittadina, ma anche nell'economia nazionale, nella dimensione in cui Civitavecchia, come è stato ricordato, ha una centralità molto molto importante sotto il profilo logistico e non solo, e quindi credo che questa prospettiva e questa possibilità debba essere di buon auspicio e debba essere accolta con gran favore. Per quanto ci riguarda, la sinergia che abbiamo sempre cercato di stabilire in termini anche concreti e con buoni risultati è una sinergia che rimarrà con l'autorità portuale, con la capitaneria di porto, con tutti coloro che operano nell'ambito del porto e soprattutto con gli armatori e con queste splendide navi che attraccano al nostro porto e che evidentemente anche alla nostra città possono lasciare molto. L'italianità per noi è un vero e proprio elemento distintivo, non tanto qua nel Mediterraneo, ma quando siamo in giro per il mondo. La cultura dell'ospitalità, il cibo, il Made in Italy a 360 gradi rendono le nostre navi, il nostro ambiente, quello a cui i clienti aspirano quando vengono a bordo. Quindi che sia Sud America, che sia Cina, che sia Giappone, i clienti che vengono a bordo delle navi MSC è per ritrovare un pezzo d'Italia. Ecco, l'MSC è stata un po' all'avanguardia, Covid permettendo, di fatto non si è quasi mai fermata ed oggi è in grado di offrire anche a Civitavecchia una continuità di prestazioni. Anche questo verissimo, siamo stati tra le grandi compagnie mondiali la prima a ripartire, lo abbiamo fatto nell'agosto 2020, da allora abbiamo navigato ininterrottamente, escluso il periodo di Natale e Capodanno in cui il DPCM ha vietato la possibilità alle compagnie crocieristiche di operare, hanno viaggiato in sicurezza con noi oltre 60.000 ospiti, sempre siamo stati a Civitavecchia e con questa nave, la Seaside, è la seconda nave che su base settimanale verrà a Civitavecchia, quindi ogni lunedì con la Grandiosa e ogni venerdì con Seaside vedrete navi di MSC toccare questa splendida città, portare clienti in questa meravigliosa città e contribuire, speriamo, all'economia del territorio. Ecco, la Seaside è già all'avanguardia, ma a breve ci sarà un'altra nave che toccherà Civitavecchia, sempre della MSC Crociere, che è a livello anche questa eccezionale. Anche questa è una notizia corretta, in quanto ad agosto del 2021 vareremo una nuova unità all'interno della nostra flotta, che sarà l'ammiraglia di MSC Crociere, si chiama MSC Seashore, costruita da Fincantieri a Monfalcone ed è la nave da crociera più grande mai costruita in Italia.